Marcello Sani ci inquadra all'interno, anzi quasi al centro di questo bellissimo salone di Camera di Commercio di Firenze, dove si sta svolgendo una interessante tre giorni organizzata in collaborazione con Banca d'Italia. Appunto questa kermesse si chiama proprio In Viaggio con la Banca d'Italia, una tre giorni intensa. Tra l'altro non è facile avere i massimi rappresentanti di Banca d'Italia sul territorio, li sentiremo tra poco, andiamo a sentirli insieme anche ai massimi rappresentanti di Camera di Commercio di Firenze. Il tema di oggi della prima giornata inaugurale è la digitalizzazione delle imprese. Andiamo. Innanzitutto entra in campo anche Banca d'Italia, a cui non siamo abituati, no? Solitamente Banca d'Italia è un'istituzione che sta più dietro le quinte, sta aprendosi, questa è una bellissima novità e gli facciamo i complimenti, gli facciamo in bocca al lupo, perché c'è tanto bisogno, perché il tema della digitalizzazione, io credo che, cioè, voglio dire, posso evitare di dire che è necessaria, direi a questo punto indispensabile, non dobbiamo neanche pensarci più se o non, digitalizzazione, è come fare, come accelerare, come recuperare il gap che la Toscana comunque ne aveva in abbondanza, e quindi dobbiamo caricare strumenti, mettere strumenti, creare strutture, aiutare le imprese, la cultura a accelerare, non è più una scelta sì o no. Allora, noi con loro e loro con noi, l'avete visto a più riprese, chi sta su questo territorio, abbiamo messo in campo tante iniziative comuni. Innanzitutto per conoscere il presente e cercare di interpretare il futuro. Beh, state solo ai dati, no? Che si muore di dati qua. Noi e loro cerchiamo di dare gli stessi dati in modo compatibile e leggibile, perché se no ci si perde. E insieme a loro stiamo mettendo strumenti per poter sul territorio facilitare le imprese a lavorare meglio. Tra questi anche tutta una serie di strumenti digitali. La Camera lo sta facendo da tanti anni, ora lo sta facendo insieme a Banca d'Italia. Speriamo che questa cosa si replichi in tutta Italia, perché ce n'è tanto bisogno, direi. Abbiamo tanto bisogno di digitale. La situazione della digitalizzazione della Toscana, come si posiziona la Toscana rispetto alla media del paese? Vedremo che la sua posizione è abbastanza allineata alla media del paese, con alcuni punti di forza, ad esempio il livello delle competenze digitali, su cui comunque occorre investire, perché in Italia il livello medio non è del tutto favorevole. La situazione della Toscana è più avanti, ed è più avanti anche nel settore dei servizi pubblici, quindi l'integrazione delle tecnologie digitali nei servizi pubblici, nell'attività della pubblica amministrazione. Sì, è una tappa che si inserisce in un lungo percorso con il quale stiamo portando un tema di confronto con le economie delle diverse regioni, ma che poi tutte insieme fotografano la situazione del nostro paese. C'è un momento economico, ci sono delle difficoltà, ci sono delle opportunità da cogliere. E queste opportunità in larga parte dipendono anche dal modo in cui sapremo raccogliere la sfida dell'innovazione digitale. Al vertice è ovviamente intervenuto anche il direttore generale di Banca d'Italia Signorini, che ha parlato di quarta rivoluzione industriale, oltre che su molti aspetti della vita personale, incide profondamente sulla economia, evidentemente riferendosi alla digitalizzazione delle imprese. La quarta rivoluzione, secondo Signorini, trasforma i processi produttivi, genera infinite nuove possibilità di sviluppo ed introduce prodotti rivoluzionari che presto diverranno così comuni da sembrare sempre esistiti.